Ciao a tutti! Siamo tornati per la nostra seconda puntata del quadro Shabby. Naturalmente io mi sono portata abbastanza avanti. Voi vi starete chiedendo se io vi vedo? Sì, certo che vi vedo! Vi vedo dai buchini, in mezzo alle perle! E siamo qui per raccontare la seconda parte del quadro Shabby e il mio occhiale che diventa un cerchietto! Allora, Gloria, non inquadrare i capelli bianchi, Gloria, va. Ok. Ecco, allora, io sono già arrivata abbastanza avanti, poi adesso vi spiego come dovete fare. Allora, cominciamo. Guardate già che bello che è. Naturalmente l'ho proprio attaccato pochissimi minuti fa alcune cose, quindi sono ancora con la colla fresca, con i mille chiodi. Cioè Simonetta Aldini, hola, ci Ciao vediamo. Simonetta! Bene, così gli mando un messaggio subito. Ti chiamerò dopo aver chiuso la diretta, se sei disponibile, va bene? E così ti do tutte le indicazioni. Allora, iniziamo subito col dire dove eravamo rimasti l'altra volta. Questo già attaccato. Dove eravamo rimasti? Avevamo fatto il trasferimento immagine della corona, ok? Poi io mi sono fatta tutti gli altri di trasferimento immagine da questi altri lati qua e avevamo anche pitturato tutti i fregi. Quindi abbiamo fatto il trasferimento immagine della corona, tutti gli altri trasferimenti, avevamo anche già pitturato i fregi. Poi ho passato la cera neutra a tutto, dopodiché ho passato la cera invecchiante e l'ho tolta con la pagliettina d'acciaio, ok? Dopodiché ho spaghettato i fregi che avevamo messo la cera invecchiante, poi ho rimesso anche un po' di cera bianca sopra. C'è Simone Taldini che dice grande. E poi c'è Manuela Porzi, ciao! Ciao, ciao Manu! E poi dopo quindi aver messo spaghettato i nostri fregi, ho preso la mia colla che adoro, mille chiodi, trasparente. E l'ho messa dietro i fregi, adesso vi faccio vedere anche come che uno lo devo ancora attaccare e me li sono andati ad attaccare sopra. Quindi prima finite tutta la parte dietro e poi andremo a mettere i nostri fregi. Allora, c'è Lara che dice ciao a tutte. Ciao, ciao, ciao Lara! E Federica Giovannola che ci saluta. Ciao Ciao. Federica, ben rientrata! Beata te che sei stata al caldo! Allora andiamo a mettere il nostro mille chiodi sul nostro fregio che è rimasto da mettere. Oggi sono anche senza trucco perché mi ero dimenticata che c'era la diretta. Quindi metto questo silicone che al momento sembra, è il mille chiodi, al momento sembra bianco, ma quando asciuga diventa trasparente. Quindi qualora vi dovesse sbavare un pochino, poi non vi preoccupate perché diventa trasparente. E mi vado ad attaccare l'ultimo fregio qui. Allora, c'è Silvio Olivieri Pennesi, ciao. Ciao Silvia, se non sbaglio oggi è anche il suo compleanno, Ah, allora giusto? auguri. Poi Se non ho visto male, non sbaglio Silvia. c'è Giuseppe Laghezza che ci saluta, Ciao ciao. Giuseppe. E poi c'è Giovanna Trapani che dice, questa volta sono presente, sono presente, sono novità dall'inizio, cioè, ah, sono nuovo forse perché, ciao. Ciao, ciao. Allora, quindi noi abbiamo messo i nostri fregi, adesso è il momento di andare ad attaccare le nostre perle. Quindi munitevi di colla a caldo, intanto io vado avanti così appena si collegano tutte possiamo rispiegarlo di nuovo, quindi adesso poi ripeteremo di nuovo cosa andare a fare. Andiamo a mettere le nostre perle sulla nostra corona. Allora, mettiamo. Allora, c'è Margherita Marghi Foderà che dice ciao dalla Sicilia. Poi Ciao! c'è Alessandra Vesperini, ciao artista, ti dice. Ma ciao! Quindi, poi intanto io metto sempre la colla a caldo anche sulle perle che andremo a mettere. E me ne vado a mettere Poi c'è una. Federica che dice grazie, ma sei fantastica lo stesso anche senza trucco. Ok, sì, era il compleanno di Silvia. Ancora auguri allora. Allora, auguri, auguri in diretta! Adesso spero, come sempre, di non fare le mie solite scottate con la colla a caldo.
Sicuramente le mie mani sono tutte sporche. Forse anche questo avevo anticipato, però intanto si collegano loro e vediamo di spiegargli qualcos'altro. Quindi andremo a mettere tutte le perle per arricchire il nostro quadro. Cioè, Stiamo facendo il tutorial 10 minuti e un quarto d'ora. Fra 10 minuti. Sì, dobbiamo finire un attimo questo. Vedete che anche in diretta abbiamo i nostri clienti. c'è Rosa di Bartolomeo che dice: ciao, per vedere la prima parte mi dite come faccio, grazie, siete bravissime. Per vedere la prima parte vai sempre sulla pagina, in alto a destra ci sono i video, su video vedi la diretta che è stata fatta venerdì e quindi ti vedi la prima parte. Adesso cerco di C'è Claudia svincolarmi. Cialini, ciao Ciao carissime, un Claudia! saluto al volo, vi rivedrò stasera, ciao! Abbiamo anche il pubblico oggi parlante da fuori. Cerco di sbrigarmi il più possibile. Allora. Ah, mi sto scottando. Ok. Quindi anche questo mettetelo comunque con un certo criterio. C'è Teresa Oneto, ciao ragazzi, Ciao ciao. Teresa, ciao a tutte! Barbara Cecconi, ciao bellezze, ciao. Purtroppo noi siamo in due, quindi dobbiamo per forza chiudere la porta, ecco perché le nostre clienti ci aspettano fuori. Ok. Vedete già come prende forma la nostra coroncina sciabosissima. Rosa dice che capolavoro. No, è carino, alla fine è venuto grazioso. Poi dopo, insomma, fatelo un po' a vostra fantasia. C'è Gloria Parlato che dice: ciao, quei freci sono bellissimi. Ciao Gloria! E c'è Amelia Michela Viali, amore. Hai già finito la Ciao! tua diretta? L'ha già finita? Perché anche questa è una collega che lei fa tutt'altro perché cuce, anzi, facciamogli un po' di pubblicità. Sì, Per chi va a infatti. Vicenza, la troverete a Vicenza nello stand Illumina con tanti corsi di cucito, cucito creativo, carinissimi, perché fa delle cose veramente graziose. Quindi per chi va questo weekend in gita a Vicenza, ve la consiglio vivamente perché lei fa delle cose veramente, veramente Bellissime, carine. bravissimo. E so che avevo una diretta per spiegare i Sì, corsi, ma infatti qui ha scritto: ne avevo 12 nella mia diretta, capito? vabbè, si Poi comincia da 12, anch'io ne avevo 12 all'inizio. c'è Teresa che dice: bellissimo progetto. Elisabetta Rumori, ciao Franci, ciao Gloria, ciao. Ciao Elisabetta, ciao a tutte. No, veramente questo è Ah, molto carino. c'è Marcella Bosio, ci saluta e dice: oggi uno Ciao. sguardo veloce, sono col lago in mano, sto creando una collana in saudace, mi sembra che si dice, come si Oddio mio, dice? quello è Eh sì, difficilissimo. infatti. Amelia dice, Amelia, Michela si chiama in realtà, che belli gli occhiali che Sì, è vero, sono belli, vero Miki? Tu lo sai, li hai già portati, giusto? Comunque, tranquille ragazzi, abbiamo quasi finito. Mancano solo qualche tocco e poi, vabbè, magari ve la finite come volete voi. Io voglio fare questa cosa. Federica dice: c'è mio figlio di 10 anni che sta guardando con me, che ti sta guardando esterrefatto, è amore. No, Federica è lei, la signora. Il figlio non so, come di 10 anni, dice, quindi non so. Beh, sicuramente i bambini sono innamorati da queste cose creative. Ecco, io adesso sto cercando di fare. Elisabetta dice: bellissimo, ci proverà.
Il mio contorno. Sì, Elisabetta lo so che di solito quello che propongo risponde. Naturalmente. Filippo si chiama. Ciao Filippo! Mi sto perdendo un attimo, ragazze. Sono concentratissima. Aiuto! Forse devo fare questa cosa qua. Più che altro è che c'è gente che mi sta guardando dalla vetrina e quindi mi sento un po' in imbarazzo. Non so se lasciarle qua, vediamo. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Facciamo che prendo queste che mi convincono di più intanto. Queste non mi piacciono, però le tolgo. Allora, c'è Teresa che chiede, i peggi li trovo sul sito? E quelli di oggi ancora Ancora no. no, perché li stanno caricando, quindi magari ve li pubblico dopo sulla pagina e intanto magari se li volete me li potete scrivere a parte. Sarà felice il mio grafico. C'è Michela che dice, pensa a te che io ero da sola, la tua cameraman era numero uno. Grazie. È vero, quando sei soli è più difficile È farli certo, vedere. molto più difficile. Rosa dice vorrei essere brava anche solo la metà. Ma grazie, ma come siete carine, siete veramente uno schianto, uno spettacolo. Io invece sono concentrata a non scottarmi come sempre con la colla a caldo, che chi mi conosce mi segue sa che mi faccio sempre delle belle. Comunque quello lo tolgo perché ho fatto una schifezza. Questo è il bello della diretta. Chi mi conosce sa che cambio idea in continuazione. Tutti i fili della colla a caldo, benissimo. Questo non mi piace. Fate finta che non avete visto questo passaggio. Ok, va bene. Quando deve venire via, viene via. Quando non deve venire via, non viene via. Allora, poi vorrei mettere. Ah no, facciamo così. Mettiamo quest'altra pelle. Ci stanno guardando da fuori, ragazze. Mettiamo questa perla qui. Mi fa desiderio proprio che stanno facendo un servizio e infatti io ho detto 10 minuti che finisco il servizio e sono da voi. Allora ragazze, ci siamo quasi. Mi sto incollando tutta questa cavolo di colla a caldo oggi davvero. E abbiamo quasi fatto, eh. Dopo i fili della colla li toglierò dopo che abbiamo chiuso la diretta, sicuramente. Ok, poi metto. Allora, comunque avete delle domande da fare? Finché sono qui potete farmele. Guarda che macello che sto a fare, proprio un macello. Nessuna domanda, Gloria? Tutte Stanno tutte quante concentrate. concentratissime, eh? Vabbè, questa parte in realtà non è poi tanto difficile, basta avere solo un po' di fantasia. Ecco. Vabbè, quello poi lo correggo dopo e vorrei solo mettere i brillantini piccoli di qua. E poi abbiamo finito, eh. L'avevo promesso anche il cuore con il ferro battuto, ma non facciamo in tempo. Dopo ve lo faccio. C'è la Lara che chiede, la mille chiodi si può scollare volendo?
Beh, è molto resistente, però sì, se puoi toglierli comunque si riesce a togliere. Teresa chiede, le stampe ai lati sono anche dei trasferimenti? Sì, tutti Tutti i trasferimenti. i trasferimenti e invece queste immagini le trovate già caricate per chi se le vuole scaricare sul gruppo Color Chic Vernice Sciabbi, ok? Sul gruppo della vernice. Ti ho fatto un casino, vi giuro che dopo i fili della colla a caldo li toglierò. Manuela dice che ce l'ha una domanda, anche se non è inerente a quello che stai facendo, posso ugualmente? Dice. Sì, certo. Federica chiede, la corona è una stampa? È sempre trasferimento immagine che trovi nel tutorial che abbiamo fatto per l'inizio, venerdì. Venerdì. Ecco, sto cercando di togliere tutti i fili perché mi sto quasi intrecciando. Anzi, anzi. Ecco, abbiamo quasi fatto, mancano le ultime quattro perline. Mi si mette anche la colla nelle unghie, tutto. Guardate già che carino, solo da staccarmi un po' di colla dalle mani. Da staccarmi un po' qui. C'è Gabriella Smerilli, ciao bellissimo, dice Ciao! ciao. È di parte questa signora, eh? È mia mamma. Ok. Poi tolgo tutto poi magari possiamo aggiungere altro oppure no. Il gioco è fatto. Abbiamo fatto. Avete visto il Allora, Teresa nostro? chiede, come protezione va bene la cera? Sì, allora adesso vi ripeto da capo tutti i procedimenti. Allora, voi passate prima il colore, un colore chiaro. Nel nostro caso avevo preso fiocco di neve, se non sbaglio, Sì. sì. Fate il trasferimento d'immagine sopra, quindi prima ho fatto la corona, poi ho fatto tutti i trasferimenti laterali. Dopodiché passate la cera neutra, sempre, sempre, sempre. Poi abbiamo passato la cera scura invecchiante sopra. Dopo aver passato la cera scura invecchiante, sono andata ad attaccare tutti i fregi che avevo già patinato venerdì, colorato prima, invecchiato con sempre la cera neutra, poi la cera scura e leggermente di cera bianca per far risaltare di più gli angoli. E poi ho preso la mille chiodi trasparente e sono andata ad attaccare tutti i miei fregi. Dopodiché, dopo che avete attaccato i vostri fregi, prendete le vostre perle e andate a arricchire il vostro quadro nella corona, per esempio. Il gioco è fatto. Quindi oggi era solo per semplicemente per finire perché io per far prima mi sono portata avanti strada facendo. E per oggi è tutto. Se non ci sono domande, io Perfetto. vi lascio qui. Anche perché Allora, fuori c'è la figlia. c'è Emanuela che chiede con un flacone, quella che non c'entrava niente la domanda, Sì? con un flacone di antitannino, quanto lavoro ci faccio? Cioè mobili? Forse antitannino lei penso che si riferisca, Isolante? esatto. Manu, ci fai abbastanza, dipende quante mani dai e quanto assorbe il mobile, quindi quello non ha tanta regola, però che ti posso dire, tipo due comò ce li fai tranquillamente, giusto Gloria? Ok. Sì. E altre domande? Teresa dice stupendo, Rosa dice troppo bello, Gabriella dice hai detto che la tavola è di tuo nipote Lorenzo? Ah Il no, pezzo perché di... io dovete sapere che il mio lavoro l'ho trasmesso anche ai miei nipotini e ogni volta che trovano qualcosa da riciclare, da recuperare, mi chiamano in causa. E questo mio nipote ha trovato questo tavolino che era un tavolino di IKEA e quindi è fortissima la scena di quel giorno perché mi ha chiamato zia, zia, ho una cosa per te, dobbiamo andarla a prendere assolutamente.
e ha trovato sta cosa e lui ha detto: tanto tu sicuramente ci fai qualcosa. Quindi un bambino di 8 anni che ha già la passione della zia nel recuperare tutto. Questo in realtà io, come potete vedere, era semplicemente il piano di IKEA che avevo i piedi rotti e quindi l'abbiamo recuperato così. Quindi devo dire anche grazie a mio nipote che qualche volta mi trova le cose, già le trovo parecchie io e poi lui le mette da parte, dice: queste servono a zia, queste servono a zia. E niente, quindi come riciclare un piano di tavolo di IKEA C'è o una Emanuele che dice tela. bellissimo Va e ok, bene? dice ti ringrazio per il consiglio. Perfetto. Maria Libergolis dice wow, bravissima. Perfetto. E Federica dice che anche i suoi fanno lo stesso e è venuta bellissima la tavola. Va bene, allora ragazzi, ci vediamo venerdì perché questa settimana poi il tutorial di venerdì sarà sulle uova pasquali. Le ho già pubblicate alcune. Scegliete il vostro uovo perché vi rendete conto che non sarà possibile realizzarli tutti in diretta perché i tempi televisivi non ce lo permettono. E magari pubblicate, scegliete quale uovo vorreste vedere come tutorial e così io mi organizzo e vi faccio quell'uovo che avete scelto. Quindi ci vediamo tutti venerdì qui. Vi ricordo il sito www.colorschicvernicesciabi.it. I fregi li troverete a breve, da qualche giorno, intanto magari oggi ve li pubblico sulla pagina. C'è Cecilia D'Affritto che ti saluta. Ciao Ciao! Ceci! Elisabetta che dice bello, bello, come sempre, brava. E Luciana Deda, ciao, oggi presente, dice. Ciao Luciana, eccoci. E quindi abbiamo finito il nostro tutorial, andiamo a aprire la serranda e troviamo la fila. E ci vediamo venerdì tutte qui con le uova pasquali, ok? Ciao!